Il suono. Mamma mia. Aprimi la sette! Tu, muoviti, sì! Oh. Ti credi un eroe, vero? Identificazione detenuto 117. Chip Helix. Pensi di farmi paura, sbirro? Sono sopravvissute ai meandri più bui dell'universo! Postacci da farti tremare i bulloni ai polsi! Le fosse dell'eternità di Zordum! Le prigioni di ferro di Novalis! Ah! Mitico. Saluti a te, novellino. Sono il capitano Quark. Io non ci credo. Sei tu! Ho sempre sognato di essere arrestato da te. Su, togliti di mezzo. Stavo parlando con te, Zed. Sì, capitano. Allora, novellino, a quanto pare conosci tutte le mie avventure. Certo che sì, sei il più famoso supereroe della galassia. Ormai non è più famoso. Le parole fanno male, Solingo Bill. Sono un tuo grande fan. Ho già prenotato il nuovo orologioco di Ratchet & Clank. Il cosa? Hai presente? Il gioco basato sulla tua disavventura con il Lombax. Ah, vuoi dire l'olofilm? Sì, non è male. Per chi ama gli effetti speciali. No, intendo il gioco. È tratto dall'olofilm. Ehi, ho qui l'email di conferma. Mi arriva in prigione via posta magnetica. Fanno il gioco di un holofilm basato sulla mia vita? Nessuno mi ha consultato! Oh, è colpa mia! Sono rimasto lontano dalle scene in questo buco dimenticato troppo a lungo. E ora nessuno conoscerà la mia versione. Io la sentirei volentieri, capitano. Davvero? Beh, allora accomodati, criminale diffidente, ti racconterò una storia. Tutto ebbe inizio con uno sventurato Lombax di nome Ratchet. Ah, che goduria! Dove credi di andare? Ehi, Grim! Sei qui! Credevo di trovarti all'Emporio a prendere bobine gravitazionali. Beh, sono qui. Sono sempre qui. Non credo che la tua fuga abbia a che vedere con quei provini per i Ranger galattici, no? Mi serve solo un'ora. Andiamo, Grim. Qui stiamo parlando dei Ranger galattici. Ci sarà anche il capitano Quark. Non te ne andrai finché la nave del signor Micro non sarà a posto. Sotto con quell'arnese! Ok, Ti raggiunti sembra una in una nave a parte. sollevamento magnetico? Occupati di quella valvola, forza! Questo si salta, lo si salto, attacco. Non lo so, attacco. Ah, questo lo tiene fisso e questo, ok. Ma guarda che roba! Sistemi di volo andati, CPU andata, sono fritte perfino le bobine gravitazionali. Questa volta, ok, vediamo se le nuove Versa lampadine funzionano. Guarda su, c'è niente che lampeggia? Sì, il lato sinistro è a posto. È un miracolo. Ok, ora le luci dei post bruciatori. Luce post bruciatore sinistra, ok. Quest'affare potrebbe essere pronto per lo spazio dopo tutto. Un altro Luce post bruciatore destra, ok. Siamo a posto? Se ci siamo, i notiziari dicono che le prove si terranno al Luna Park. Fagli vedere chi sei, ragazzo! E così Ratchet iniziò la sua avventura sperando di diventare un Ranger Galattico. Il sole è alto su Kaido. Sono le 8 della giornata, è caldissimo. La notizia di apertura Si può è scattare, arrivata no? ieri sera alle 20:13 sul pianeta Tenemu. Qual è? Scatola. Scatola. Olè.
qui, qua, a destra, qui. Beh, di qua non si può andare, quindi vado di là. Non fa tirare nulla. Ratchet fece a pezzi i nemici con la sua fidata Omnichiave. Colpito! Per sbarazzarsi dei nemici, Ratchet ricorse all'antica tecnica guerriera del salto. Aspetta, in questo percorso c'era qualcosa. Qual è? Andare qui dietro? No. Sarebbe bello da platinare questo gioco. Qua non ci si può salire. Di qua non si può andare. Bene, ok. Comunque ci si deve ritornare qua. Perfetto. Mamma mia, le musiche. Sono proprio in senso di avventura, aia! Ratchet sapeva di dover affrontare tremende minacce. Se fosse stato ferito, soltanto il Nanotech l'avrebbe salvato. Una volta ho usato quella roba dopo una rapina in banca. Mi ha curato 3 ferite di proiettile su. Nuova carta disponibile. Qui Beagle! Hai ottenuto la tua prima holoscheda. Puoi ricevere holoschede sconfiggendo i nemici. Oppure cerca le aree segrete per raccogliere i pacchetti da 3. L'obiettivo finale è completare i set di holoschede. Collezionabili, tutto quello che si può perdere. Ah, officina di Grimm, il luogo ideale in cui far ripulire le ipervalvole o per spremere qualche cavallo di potenza in più del propulsore secondario. I prezzi sono onesti e vantano il servizio di assistenza clienti più scorbutico da qui al Kel Canyon. Bene. Bene, bene. C'era ancora un... Ma questo non fa tirare niente. Mi ricordavo che si potesse lanciare la chiave in qualche modo. Vabbè, probabilmente ancora non lo so. Lomax ostentava una sfacciata noncuranza per la proprietà pubblica. Guardatelo, distrugge casse, insolente. Forse voleva solo raggranellare Volta per acquistare una nuova arma con cui proteggere la galassia. Ehi, il narratore sono io. Allora, di qua sembra che si prosegui. Però c'è un'altra via anche di qua. Cerchiamo di prendere quella principale per prima. Ok, ecco qui. Perfetto. Per esempio qua ne vorrei prendere solo una. Perfetto. Qua? L'ascensore? Niente. Salve cadetti, benvenuti all'incontro di reclutamento. Ah, ok, okay. La prova. Poi è tutto chiuso. Un momento, arrivo. E che mi dici di te, hombre? Pronto a dispensare giustizia? Ah, non devo parlare con lui, ok. Giusto. Grazie, crepi. Salve, recluta. Sono Cara Verolax. Dimostraci la tua abilità di gambe saltando questi ostacoli. Sei in gamba. Ora vai alla prossima sezione del percorso. Perché è un training, un po'... Un po' ranger è sempre attento all'ambiente che lo circonda. Supera queste piattaforme mobili.
classico platform nella quale farò disastri. Potresti essere il Ranger Galattico che cerchiamo. Procedi alla fase successiva del percorso. Qui. Questo qua. Sono Brax Rectrus e la mia specialità è la forza bruta. Vediamo se riesci a sfasciare queste casse. Niente male, andiamo avanti. È ora di mettere le mani su un'arma con i controrazzi. Oh. Prendi un guanto bomba fusione dal rivenditore Gadgetron. Allora, premi X per acquistare la granata fusione. Costo 100. Ok. Vuoi scambiare i tuoi bolt con quest'arma straordinaria? Oh, sì. Viva! Ho appena raggiunto lo... Prossimo passo, far esplodere tutto! No! Va bene, ci sta, onesto. Come ago singolo? Singolo che si fa, no? Posso evitare di sprecare munizioni? Ecco, i nemici sono piuttosto debolucci. L'assia di Solana era un luogo pericoloso, come dimostravano le numerose casse di munizioni sparse in ogni angolo. Aspetta, faccio così. Una specie di lock delle armi. Non sembra che ci sia un lock vero e proprio. Per aumentare l'adrenalina abbiamo dato ai manichini un lanciafiamme Gadgetron. I nostri legali dicono che è lecito. Ah, ma le munizioni sono infinite, vabbè, allora comincio a sparare così non ci sono mai. Recluta, potresti essere il Ranger Galattico che ci serve. Passa alla sfida finale. Coraggio, Ratchet, puoi farcela. È il momento dell'ultima sfida. Se sopravviverai a questa terribile ondata di nemici, potresti essere assunto come Ranger Galattico. O come stai? Suppongo la numero 2. Forse mi conviene attirarmi un punto. Ah vabbè, sono messo infinito, vabbè. Un altro quei rospi sembrano agguerriti. Sconfiggere nemici aumenta l'energia massima, bene. Straordinario. Che sia lui il prossimo Ranger Galattico di Solana? Allora, fatemi prendere un attimo confidenza con i tasti. Le telecamere soprattutto. Eccola. Per i Lombax, sono a secco. Ah, vedi. Esatto. Bel lavoro, reclute. Vieni da me dopo lo show. Non è andata così male. Primo trofeo. Ma mi ha dato anche una carta. Sì, nuova carta. Omniclave. Composta da Teratanium. Che non è un metallo inventato, davvero. Il comunicativo molto, molto friendly. Ah, le munizioni sono là in alto a sinistra, non l'avevo vista, c'è una barra, forse la barra della competenza del... Credo abbia tagliato automaticamente il filmato. L'inutile robo di fatto sapeva che la sua unica possibilità era sfruttare il sistema di ventilazione. Doveva solo correre al condotto per portare a casa circuiti e bulloni. Grande. Fuggi dall'alfabrica. So che troverai il robo di petto, Victor. Tu non mi deludi mai. Aspetta qua. Perfetto? Yes. L'inerme robo di petto sapeva che per sopravvivere doveva tirare quadrato. Bombe contro Bene. Qualsiasi ostacolo. L'inesperto robo di petto vide un Mollabot di fronte a sé. Sapeva che con quel dispositivo avrebbe vinto anche la più micidiale delle forze, la gravità. L'ingenuo robo di petto doveva lanciare un Mollabot, ma dove e come?
Aspetta, aspetta, qua mi raccato tutti i soldi prima. Ah, questo lo raccolgo e lo metto, lo piazzo qua. Spammete. Salgo più salto, sì. No, aspetta. Ok, c'è niente da fare, prendo la bomba, metto la bomba. Olè, condotto di reazione. E si viaggia. Perché ho l'impressione che tu non sta. Eccoti lì! Santo cielo! No, ma. Vabbè. E stai fermo, inutile ammasso di ferraglia! Ok, questo sì, evita saltando. Questo salto più tranquilli. No, odio l'acqua. Aspetta, aspetta, lascia fare. Che è? D'improvviso il robot difetto scorse un Electrobot. L'apparecchietto poteva alimentare molti dispositivi, ma dove lanciarlo? Però tu sì che sai creare pathos. Grazie, Shiv. Vado molto fiero del mio talento come narratore. Allora, qua ha detto molto puzzle. Quale sarebbe il problema, Victor? Non può scappare, qua. Presidente. A questo punto ce l'ho in pugno. Invece no, forse si andava prima di là. Oh, mousse. Ok. Forte. Allora, prendo questo. Lo piazzo di qua. Ci butto sopra questo. No. Aspetta un momento, che credo sia andata. No. Momento. Allora, aspetta un attimo, ti piazzo qua. Mi posso buttare questo di sopra, se no non c'è lì. Forse un po' più indietro. Olè! Un po' qui te. Questo. Allora. Piazzo questo qua. Ci salto di sopra. Prendo una bombazza. Non è stato difficile. E qua si scappa, immagino. Pensa di poter scappare da me? Guarda quanto va. Con lanciarazzi è meglio buttarli su un lato e poi buttarli sull'altro. Prova a sfuggire a questo! E mo? Ah, ora ci abbiamo il fuoco. Oppela! Che cattiveria comunque. Questa bomba scappa. È un peccato che taglia le scene perché sono davvero bellissime. Cratchit aveva la mente affollata da mille pensieri. Sarebbe riuscito a riparare il piccolo robot? Era forse la chiave per l'avventura che sognava? Aveva lasciato acceso il prototipo del motore in garage? La risposta a tutte le sue domande era sì. Va bene, un attimo.
Ora torniamo al garage. Allora, no, questi ti ammazzano. È necessario? Credo di no. Quindi lascerei stare, poverini. Mi recupero il raccattabile. Mi danno qua. Ok. Non ci provo. Merpine non sono, ma neanche se esplodono. No, non volevo farlo. Ma mi sono perso in mezzo metro quadro. Superare gli strapiombi era un gioco da ragazzi per Ratchet. Gli bastavano uno swing shot e la giusta dose di incoscienza. Il nostro peloso eroe era fortunato. In una cassa ben posizionata, Ratchet trovò un combustore. Un combustore? Grande! Un combustore! Come si cambia? Ratchet fu inebriato dal piacere che ti dà cambiare arma quando vuoi. Combustore. Usa. Forse per aprire devi sparare a qualcosa. I miei sensori rilevano un interruttore attivabile con un colpo di combustore. Ok, sì, un momento rapido. Ok, così la munizione. Ratchet doveva soltanto sparare al bersaglio. Una mira notevole. Ho frainteso. Decisamente ho frainteso. Allora aspetta, come si fa? Forse per aprire devi sparare a qualcosa. Stavo un attimo provando qua. Una mira notevole. Molto bene. Hai visto? Eh? Blarg, che ci fanno qui? Le informazioni nelle mie banche dati sono una minaccia per il presidente Drek. Avrei individuato la mia posizione sul tuo pianeta per averle. Ratchet doveva sbrigarsi. La soluzione migliore era costituita dall'aggancio giusto. Ascolta, sbarra le porte del garage e chiuditi nel rifugio. Arriverò il prima possibile. Ho ricevuto, Ratchet. Colpito! Ratchet era in difficoltà, ferito, confuso e abbandonato, si trascinava sull'altopiano di Kaizil in cerca di Namor. Aspetta, un momento. Allora, penso che siano tutti. Ok, allora prendo le vite, ho finito le munizioni, bene così. E trapala. Ah, là ci sta un bel po' di munizioni. Ecco, qua si va però. Non so chi vado. Ah, un sacco di munizioni. Uno. Wow! Sbaglio, è una navetta Blarg. Esatto, un modello X6Z per l'esattezza. Noto anche come navetta della morte. Grande. Posso? Guarda, non si sente. Guarda, guarda. Cazzuto.
Vaffanculo. Vabbè. I Blarg hanno attaccato l'officina di Grim. Grim, stai bene? Ah, che cazzo, è un casino. Tieni duro, Grim, ci penso io. Ah, ma sono morto, ma non sale. In avvicinamento. Com'è? Guerra bot! Sono giù nel rifugio! Ratchet, questo posto è un disastro! Ci sono armi smontate e pezzi di motore ovunque! Non avevi promesso di mettere in ordine la settimana scorsa? Sì, scusa! Ho fatto tardi al lavoro! Guida per principianti ai motori a flusso quantico! Portalo dove vuoi! L'ho già letto! Ah, e questo cos'è? Divertirsi con la singolarità e altri eventi catastrofici! E questo in realtà ha scopi didattici! Che piacere incontrare un illustre collega! In realtà guardo solo le figure e poi... improvviso! Vediamo a colpire... Ah, sono un po'... sono stramorto! Porco da culo, non lo riesco a prendere. Guarda come sono morto come un cretino. Una volta. I Blarg hanno attaccato l'officina di Grim. Grim, stai bene? Sto bene, ma non aprirò finché non sarà tutto finito. Tieni duro, Grim, ci penso io. Ma perché sono le munizioni della paura? E così cade. Ti vedo in holo video. Stanno arrivando altri nemici. Una vetta in avvicinamento. Ragazzi, torretta. Guida per principianti ai motori a flusso quantico. Gettalo dove vuoi. L'ho già letto. Ah, e questo cos'è? Divertirsi con la singolarità e altri eventi catastrofici. No, carta, aspetta. Già mi sta prendendo questa carta. Rimbalzor. Granata fusione. Può essere potenziato per ottenere un super rimbalzor. Perché i rimbalzi non sono mai abbastanza, giusto? Ah, scopi didattici. Che piacere incontrare un illustre collega. In realtà guardo solo le figure e poi improvviso. Granata. Vabbè. Ho fatto il passetto, mi ha aiutato alla grande. Aspetta. Va bene, Grim,
Nessuno all'orizzonte. Apri. Ecco, ci sono. Ratchet, in nome di Zoni, vita, cosa? Scusa tanto, Grim. Per favore, prepara i miei attrezzi. Nel deserto ho trovato qualcosa che devo esaminare. Interessante. Qua. Che tipo di fabbrica è questa? Questo? È solo un garage. Quando ero piccolo vivevo qui. Forza, ora datti una sistemata. Munizioni 36, 4. Vabbè, non sono messo malissimo però. Ah, qua è la zona di prima. Vabbè. Olè. Ciao caro. Ha subito qualche danno, ma ho visto di peggio. Forza, magari in città c'è qualcuno che può aiutarci. Però qualcuno che ripari la tua nave.